Siamo nell'archivio storico comunale di Atina. Che cos'è l'archivio storico? L'archivio custodisce i documenti prodotti e ricevuti dal comune di Atina in epoche diverse, in particolare nel periodo preunitario, cioè nel 600, 700, tutto l'800 fino all'unificazione nazionale del 60-61, e nel periodo appunto post-unitario nel Regno d'Italia fino al 1948, in cui entra in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana. L'archivio però non è solamente una serie di scaffali, un contenitore di documenti amministrativi, è anche in realtà uno scrigno di tesori indispensabili per ricostruire l'identità di una comunità, sia nei suoi lineamenti storici, in particolare di un territorio definito come può essere quello locale della Val di Comino o provinciale, fino a tutto il 1926 era provincia di Caserta, poi è diventata provincia di Frosinone, sia nei rapporti umani, sia nella ricostruzione delle attività dell'uomo e dei singoli individui che hanno fatto parte di quella comunità, nella fattispecie quella di Atina. Ora, l'archivio storico comunale contiene una serie di fonti imprescindibili per la ricostruzione e la certificazione di queste attività e della storia della comunità. In particolare vorrei segnalare le deliberazioni del Decurionato, che era il consiglio comunale di epoca borbonica, che poi hanno una continuità nell'archivio storico fino alla metà del Novecento con il consiglio comunale, quindi le deliberazioni dell'organo consiliare, a parte durante il fascismo le deliberazioni del podestà che aveva sostituito l'organo collegiale. Ci sono tutta una serie di altre fonti importanti che hanno riguardato la quotidianità della cittadina della Val di Comino, in particolare i carteggi dei lavori pubblici per le strade, per le scuole, per gli acquedotti. L'archivio è più complesso e articolato, consiglio a tutti, prima di entrarvi, di consultare l'inventario dell'archivio stesso, che ci dà l'idea della formazione, della stratificazione delle carte e soprattutto come e dove poter trovare i documenti. In particolare vi segnalo che tutta la documentazione per l'accesso e a corredo archivistico come l'inventario la potete trovare sul sito istituzionale dell'archivio storico.